E basta con le speculazioni. Ciao a tutti! Sì, e benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi sì, basta le speculazioni. Come vi avevo promesso, cominciamo la saga dei latti vegetali. Cominciamo col latte che più ci appartiene per cultura e credo, e quindi oggi, caro mio, ti faccio il latte di mandorla. Brava, brava, una ricetta semplice, veloce e veramente genuina. 100% latte di mandorla. E con delle mandorle buone comprate alla Lidl a 2,40 € a pacchettino, fate un bel litro di latte di mandorla, fate 2 litri di latte di mandorla e niente più latti di mandorla a 4,50 € col 2% sì, di mandorla dentro. Siete dei cornuti, no, a forma di mandorla. E quindi basta, basta parlare, andiamola a preparare. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro delizioso latte di mandorla. 1 litro di acqua minerale naturale, 130-140 grammi di mandorle pelate, e allora le mettete in infusione a bagno e dopo 5-6 ore potrete togliere la pellicina e solo a questo punto saranno pronte per il nostro scopo. Se non avete tanto tempo potete metterle in ammollo con acqua tiepida, la pellicina rinverrà veramente velocemente e sarà proprio un attimo toglierle. Se usate mandorle bio meglio ancora. Per dolcificare potete usare lo zucchero bianco, lo zucchero di canna, io userò lo sciroppo d'agave, ne userò 2 cucchiai su 1 litro di liquido. Come prima cosa peliamo tutte le nostre mandorle. Tolto tutto il tegumento, adesso procediamo a frullare le mandorle ben pelate. Preso il frullatore, mettiamo dentro tutte le mandorle, proprio tutte. Mettiamo dentro 250 ml di acqua, in pratica sino a coprire le mandorle, come vedete, e frulliamo. Fermate un attimo, quando è tutto frullato, aggiungete un altro po' d'acqua, altri 100 ml, e frullate una seconda volta. Terza frullata, aggiungendo ancora un po' più d'acqua, un 250 grammi. Diciamo che nella caraffa alla fine vi dovrà rimanere solo mezzo litro d'acqua, il resto vi dovrà essere servito per frullare. Io frullo con tanta acqua così che la mandorla abbia maggior modo di liquefarsi all'interno del liquido. Solo a questo punto aggiungo i miei 2 cucchiai di sciroppo d'agave e do un'ultima frullata. Poi aggiungiamo tutta la rimanente acqua. Io la lascio così direttamente nel frullatore in infusione per 1 ora. Nel frattempo ho ben bagnato un tovagliolo di lino e per l'ho sciacquato abbondantemente per eliminare ogni residuo di detersivo e per far sì che fosse sterile, perché naturalmente mi serve come filtro vero e proprio, l'ho passato per 30 secondi al microonde. Al microonde potrete disinfettare tutti i vostri panni bagnati, dalla spugnetta per i piatti, per lavare i piatti, a qualunque canovaccio che vi serva appunto sterile e ben pulito. Fatto ciò, prendo una coppetta che possa ben contenere tutto il mio liquido, quindi metto proprio qui il mio canovaccio al centro. Canovaccio? Cosa vuol dire canovaccio? Il canovaccio, questo strofinaccio, e comincio a versare il mio latte di mandorla. E dove? Che piano piano scenderà verso il basso. Io uso un canovaccio a maglia molto fitta, quindi cosa farò? Poi aiuterò strizzando ben bene il canovaccio, cioè aiutandolo a farlo penetrare. Dopo aver versato tutta la parte liquida, poggiamo il nostro colino, ancoriamolo bene senza fare guai, e come vi ho detto strizziamo bene il nostro latte di mandorla. Quindi creiamo una sorta di fagottino. Wow, che cosa ho combinato? Creiamo una sorta di fagottino così, e
piano piano filtriamo a mo' di mungitura il nostro latte di mandorla. Ok, mettiamo da parte il latte di mandorla perché vi devo dire una cosa della polpa che rimane. Non buttatela assolutamente, è buonissima per preparare tantissime cose. Noi... voilà, perfetto, guardate, non c'è nessun residuo, è filtrato perfettamente, gli zuccheri sono totalmente inglobati. Vi ricordo che il latte di mandorla è un buonissimo latte per la prima colazione. Io l'ho lasciato abbastanza leggero come zuccheratura, come dolcificazione, diciamo così, ma voi potete andarci giù pesante mettendo un altro poco di zucchero se vi aggrada. Noi in Sicilia lo beviamo molto zuccherato, è ottimo per fare la granita alla mandorla questo latte. La ricetta della granita alla mandorla la trovate qui dove c'è la i col pallino, insieme alla ricetta di tutte le altre granite. Adesso devo dare questo latte di mandorla a un bambino. Versate il vostro latte di mandorla. È pronto? E buona colazione o buona fresca pausa. Bene, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Bene, donne, bambini, vecchietti, avete visto com'è semplice? Basta avere un po' di mandorle, pelarle, triturarle, metterle in un filtro, un canovaccio, quello che è, e anche il filtro della macchina va bene. Meglio di no, invece il filtro deve essere ben sterilizzato perché proprio la spremitura deriva proprio dal filtro e quindi tutto quello che è trattenuto nel filtro viene giù con il Bravissima. Latte. Quindi no detersivo, sciacquate a fondo, quindi sterilizzate i microonde oppure fate bollire il canovaccio che è meglio ancora. Bene! Basta parlare, correte tutti a preparare un buon latte di mandorla e bevetelo alla nostra salute. E soprattutto non buttate la polpa che rimane, perché prossimamente la useremo per una nuova ricetta. Sì, prossimamente il latte di capra, vedremo come spremere la capra per fare il latte. Poi, vabbè, poi, basta poi. Così, basta, basta ragazzi, estate, andate a mare e bevete tanto latte di mandorla. E noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.